rosso-blè, i colori poi sociali della società. Diciamo pubblico non delle grandi occasioni, ma pubblico numeroso, anche se la curva nord è, diciamo, cioè, beh, facciamo una premiazione in campo di ultra, consegnano a Damommio, Stefano Damommio, la sciarpa Amaranto. Vediamo un momentino, c'è stato tempo neanche per gli, per l'inno Amaranto oggi. Si parte mentre Livorno schiera Boccafogli, Dondo e Dibin, Cordone di Marco e Calandra, Svoc, Merlo, Bagnoli, Civeriati e Vitali, il Cecina, Biondi, Barzotti, Giannone, Callegari, Damommio, Guzzardo e poi Barzotti M, alla destra Garfagnini, Mariano, Chiumello e Peluffo. Come avete potuto vedere c'è un Barzotti e un Peluffo ex Amaranto insieme al Damommio. L'arbitra la partita è il signor Urbano di Carbonia, mentre c'è un primo intervento molto difficile del portiere Boccafogli, una difesa che ha un po' ballato per la verità. Peluffo, Callegari, tira Callegari e para tranquillo Boccafogli. Di Marco, Di Marco, Di Marco, ancora Svoc, Bagno, alla palla! No, no, nemmeno toccato, no, nemmeno toccato, nemmeno toccato. De arbitro, se lo diano loro, nemmeno toccato, nemmeno toccato. Bel lavoro, De. Bel lavoro di Marco, bel lavoro di Marco, bel lavoro di Marco, bel lavoro di... Allora va in porta! Peccato! Il Civeriati, il Civeriati, il Civeriati! E uno si chiama V, V, Vercingetorige, non lo so come si può chiamare questa vita. Parata del Boccafogli. Il Cive lascia il compito stavolta a Cordone. Dice ma tiralo un po' te, vai, vediamo un po' se è meglio. Cordone. Tira ed è gol! Ed è gol! Ed è gol! Facci la presa, Biondi, se ti riesce ti piega un braccio, te lo sfila! Vai, mettilo lì, te l'avevo detto! Prova Cordone che tira forte, bravo! Ale, non l'ha nemmeno visto Biondi, guarda per aria perché l'ha nemmeno visto! Questa è una stioppettata! Ale, pompo, pompo! De. Chiama le botte, vestevi. Chiama le legonate. Chiama li goi. Mamma mia. E 25 di recupero. Mamma mia. Il portiere dov'era? Non l'ho visto più. Palla fuori. Sì, De, ma Bocca. E poi mi ha fatto quelle uscite lì, Primo tempo, Livorno 1, Cecina 0, rete di Cordone al 32. Svoc, Svoc, Cordone tira! Bella doppia parata, ottima! Di Biondi. Ah, brutto Di Bin, Di Brince e Galigani. Go! Ha fatto gol, è per forza, ed è brutto, bello, bello, ha pareggiato il centravanti Mariano, un po' come quello dell'Italia mercoledì, tutti fermi, arrivo io, ed è gol. Guarda un po', Peluffo, ah, Peluffo no, ha sbagliato un pieno, tiro dello 0-0. Bello, ma bravo Christian, bravo. Tira da gol! E da gol! E da gol! Quando nessuno se l'aspettava!
te l'ha tirato in tasca Bagnoli, vecchio Cecina! Ale! E quando ve il guizzo di scalzo e il Livorno segna e va a mettere una seria ipoteca sulla partita. Mamma mia, questa partita non finisce più. Difatti ci diventa matto. Roba da chiodide. C'è da farsi venire i famosissimi fortori. È calcio d'angolo. D'angolo, ancora un brivido. Siamo al 92esimo, tranquillo. Gol! Buono, 2-2. Giusto, giusto così. Ma me lo sentivo porgere. Me lo sentivo porgere. 2-2. Non ho visto neanche chi ha fatto gol. E quindi ci siamo giocati. Ci siamo giocati tutti. No, è il massimo. Su un calcio d'angolo ci siamo rigiocati tutti. No, gente, diciamoselo francamente. Non si è giocato bene per vincere. Diciamolo. Si poteva anche vincere. Ma non abbiamo giocato bene per vincere. Ammonito. Quel 13 lì ha fatto il bello e il cattivo tempo. Galigani ha fatto tutto. È finita. 2-2. Onore al merito al Cecina, perché il Livorno non ha giocato bene. Non so se il 2-2 è merito del Cecina o del merito del Livorno. Però devo dire che il 2-2 è un risultato che ci sta tutto, e se dobbiamo dire sta stretto, chi lo sa, forse questo è sta stretto al Cecina. Allora noi ci salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto e passiamo la parola agli spogliatoi.